Ciao, buongiorno a tutti. Faccio questo video perché da un po' di tempo ho una sensazione che non è un sospetto, è solo una sensazione, ripeto, che nel mio canale e nel canale dei miei amici, Tai21, Actor Camper, Nicola Seghi, coloro che comunque facciamo le live, ci sentiamo, eccetera, eccetera, ci sia un qualche scritto ipocrita, nel senso, mi spiego, o per meglio dire doppio giochista, forse è la parola più adatta. Forse, ripeto, una mia sensazione, ma un qualcuno che con il nick che noi conosciamo bene e magari da tempo è nostro amico, è nostro amico, e poi invece dietro con altri nick si presenta come troll, adesso non lo so come dire. Quindi questa, non lo so, è una sensazione che volevo comunque condividere con voi e non lo so se diventerà una certezza, se rimarrà una mia pippa mentale, questo non lo so. La cosa che so invece è che comunque, qualora sia reale questa mia sensazione, cercherò di capire chi sei, uomo o donna che tu sia. Cercherò di capirlo e una volta che avrò le certezze, perché ovviamente devo avere delle certezze di questo, primo ti sputtanerò proprio, farò un video e ti sputtanerò. E poi ci facciamo quattro risate. Io nella mia vita di solito tollero quasi sempre tutto, ma l'ipocrisia è proprio una cosa che non tollero. Anche perché se ho qualcosa da dire a qualcuno, gliela dico in faccia. Non faccio questi giochini, non mi piace. Non mi piace perché non rientra nel mio carattere e nella mia persona. Quindi, se ci sei, perché ripeto, potrebbe essere solo una mia fantasia, prima o poi lo capirò. Perché per quanto potrai fare le cose perfette, prima o poi nell'errore ci cadi. Ci cadi e io ti trovo. Ti trovo. Perché sono uno che è attento molto ai particolari, alle sfumature. Ti ricorda che il particolare fa la differenza. E tu prima o poi, se ci sei, cadrai in questo errore. E sarà proprio in quel momento che sarai fottuto. O fottuta, quello che sia. Ti ringrazio per l'attenzione, questo era così solo per condividere, ripeto, il mio pensiero e spero vivamente di sbagliarmi, perché sarebbe una delusione, magari, sai, vedere quella persona, vedere un parolone, perché stiamo parlando di comunque nick e parole scritte. Ma vedere quella persona che ti è tanto amico o amica, che ti segue da tempo, che fa tante belle cose, dice tante belle cosine, poi di dietro per un X motivo, X ragione, ti fa il voltafaccia con un altro nick, magari insultandoti o facendoti le solite cose da troll, insomma. È da capire il perché. Perché nella vita c'è sempre un motivo quando una persona fa una cosa. E quindi cercherò di capire qualora esistesse questa opportunità, questa situazione. Va bene, vi saluto, un bacione a tutti, ciao ciao. Ah, sì. Qualcuno di voi hanno usato la mia stessa cosa? Fatemelo sapere. Magari
potrebbe essermi sfuggito un particolare che voi avete notato e potrebbe essere importante questo. Grazie a tutti, di nuovo, ciao.